Ciao ragazze, allora questo è un video risposta ad Annalisa Superstar, alla sua Superstar Revolution. cioè, io nell'argomento proprio ci sguazzo perché proprio lavorandoci pure in un certo senso la cosa mi tocca particolarmente. Allora, praticamente lei fa una specie di appello alle case cosmetiche in generale per migliorare l'utilizzo da parte nostra, migliorare la possibilità di acquistare un prodotto, migliorare la possibilità di provare un prodotto. Allora, io non mi ricordo se ne ho mai parlato di un episodio che mi è successo in un negozio Kiko diverso tempo fa. Non mi ricordo, cioè, ne ho parlato sicuramente su Facebook da qualche, in qualche pagina, in qualche post, però forse su YouTube non avevo parlato. Praticamente, cosa mi è successo? Io non so. La qualità non è granché, ma tanto non serve la qualità per questo video, insomma. Mi serve poterlo caricare in fretta, cioè in fretta, in tempi, diciamo, non biblici, no? Allora, praticamente cosa mi è successo? Diverso tempo fa sono entrata da Kiko, ai tempi in quel negozio Kiko ci lavorava una mia amica. Lei però non era alla cassa, ma era alla vendita. Io in quell'occasione mi ricordo che comprai una cosa soltanto, o uno un paio di cose, mi ricordo. Comunque vado alla cassa e la mia amica mi disse, dice, guarda, chiedi dei campioncini perché ci sono dei campioncini, insomma, chiedigliele alla cassa, alla mia collega. Vabbè. Quindi pago, arriva il mio turno, pago e chiedo, avete dei campioncini? E la risposta della commessa è stata, no, non ne abbiamo. Ora, è la solita risposta, a parte il fatto che io non sapevo neanche che esistessero dei campioncini da Kiko, perché non ne ho mai avuti, quindi questa è stata la prima cosa. Praticamente, insomma, mi ha risposto così, io a quel punto non ci ho visto più perché ha detto, guarda, dico, non è che me l'ha detto la tua collega che era la mia amica che ci sono i campioncini, non è che me lo sto inventando io, quindi che tu mi dici non ce ne sono. Ma sono finiti, non ce ne sono. Ho detto, guarda, vabbè, sinceramente, cioè, sentirmi presa tipo come una che elemosina un campioncino, sinceramente mi fa veramente indignare, cioè, mi fa veramente schifo. Ora, io non capisco, cioè, questo ragionamento, ho detto, ma cosa vi costa dare dei campioncini? Cioè, secondo voi io come faccio a comprare un fondotinta? A quel punto la risposta della commessa è stata, ma per comprare il fondotinta ci sono i tester lì in vendita. Detto, ma i tester saprai meglio di me che comunque possono servire al massimo per vedere il colore, scusate la mano che fa, il colore sulla pelle, non per, cioè io prima di comprare un fondotinta lo voglio provare su tutto il viso e potermene fare un'idea prima di comprarlo. Cioè non è che, cioè, a quel punto è venuta la responsabile del negozio perché ha capito che stava succedendo qualcosa. E mi fa che cosa sta succedendo? Ho detto no, che sinceramente devo stare qua e massimare un campioncino, mi fa abbastanza schifo, quindi va, ve lo potete tenere, non, assolutamente non ne voglio, in ogni caso non ne voglio più. Fatto sta che ha uscito una scatola piena di campioncini di fondotinta, ha detto no, guardi, ormai non mi interessano, va, non, cioè è veramente proprio il principio. Ora, c'è un discorso, lo sappiamo, purtroppo l'appello alla casa cosmetica è pressoché inutile, nel senso, se purtroppo magari cosa fanno, un controllo maggiore verso le commesse, potrebbe essere un'idea, però funziona fino a un certo punto, perché in una catena di profumerie c'è il responsabile del punto vendita che non è il proprietario, cioè nel senso se il responsabile per primo prende teste e distribuisce teste non hai concluso niente. Un'iniziativa che io avevo trovato, che io trovo a dir poco geniale, che comunque secondo me è quella che dovrebbero attuare principalmente, soprattutto quelle le case cosmetiche più care, e che finora sono state quelle che l'hanno fatto poi, è per esempio la possibilità di scaricare un coupon per ritirare un omaggino, un campioncino presso il punto vendita. Per esempio, l'ho fatto con Giorgio Armani. Chi mi segue su Facebook sa che io spesso e volentieri pubblico dei link per ricevere dei campioncini o per in questo caso avere dei coupon per ritirare le cose poi in negozio. Queste sono geniali perché, per esempio, l'ultima è stata proprio questo siero di Giorgio Armani. L'ho scaricato il coupon a nome mio e a nome del mio ragazzo. E poi ci siamo presentati alla profumeria, in questo caso alla Gardenia, tra l'altro, per ritirare questi campioncini. Ora,
A parte il fatto che quando mi ha visto questa cosa, tipo, ha fatto la faccia strana, la commessa, perché comunque loro sanno ovviamente delle iniziative in corso, o comunque dovrebbero saperlo. Quando mi ha visto, cioè, ha fatto la faccia tipo, porca miseria, allora c'è qualcuno che davvero se li scarica questi coupon. Secondo me speravano che rimanessero fino alla fine, così poi, insomma, se li cicciavano loro. Ma io avevo ben due coupon, a quel punto, tipo, sto attennato, mi fa... Ma come due? Uno a nome di chi è? Uno a nome della mamma del mio ragazzo. E lui non ha potuto dire niente. Questa cosa del coupon, secondo me, potrebbe essere una delle strade per poter dare la possibilità di avere campioncini di prodotti magari un po' più costosi, perché oggettivamente chi è che si va a comprare un siero di 100 euro come il Genifique di... Ah no, era il Genifique di Estée Lauder, mi pare. Genifique di Estée Lauder? O di Lancôme? No, di Lancôme, scusate. Che costa tipo 110 euro, 100 euro, una cosa del genere. Secondo me anche chi ha soldi da buttare ci penserebbe un attimino prima di comprarsi un siero da 100 euro. Quindi mi sembrerebbe un'idea abbastanza buona. Ora, la causa, cioè, secondo me è una causa persa quella contro le commesse, perché purtroppo, cioè, ci sono quelle che hanno il buon senso di capire che per mantenersi anche il posto di lavoro è utile fidelizzare la clientela. Non per vantarmi, ma io penso di essere una di quelle. Nel senso, dove lavoro io non abbiamo chissà che campioncini, granché di campioncini. Per ora proprio non abbiamo proprio niente perché non arrivando merce non abbiamo niente. Ma nel periodo in cui c'erano i campioncini, la filosofia era quella di dare almeno una bustina. Non abbiamo tanti, ne abbiamo pochi, va bene, diamo solo, anche solo una bustina a tutti, indipendentemente dalla cifra che spendono. È chiaro che se c'è un cliente che vi spende periodicamente 200-300 euro sempre, si cerca di tenerselo stretto, cioè è normale ragazzi, cioè dico, è questione proprio, questione di vendita, non si può fare altrimenti. Ma dare un contentino, anche una piccola cosa, a una persona che spende poco, che magari neanche se l'aspetta, vi assicuro che è una cosa che, per esempio, a me è capitato l'altro giorno. Per ora non abbiamo campioncini, ma una signora per esempio ha comprato un profumo che era l'ultimo profumo di Thierry Mugler, insomma era un profumo rimasto per ultimo che per ora non arriverà più. Io l'ho regalato pure il tester perché tanto non avevo più profumo. La signora era super felicissima di questa cosa, ma proprio perché ha apprezzato il gesto. Quando è possibile, chi ha la coscienza per farlo lo fa. Purtroppo non è così. Allora, io per quanto riguarda Sephora, da quel che so, che avevo parlato con una ragazza che era la mia ex collega che poi è entrata a lavorare da Sephora, io so che a loro Sephora fornisce già dei kit per truccarsi. Anche perché, ovviamente, in questi posti devono truccarsi con i prodotti che vendono, cioè, nel senso, se lavoro da Kiko, è un discorso abbastanza logico, giusto? Se lavoro da Kiko e mi trucco con le cose Chanel, per un esempio, poi arriva la cliente e mi dice: ma che bello quell'ombretto, di che marca è? Cioè, qual è questo ombretto? Me lo vendi? E quella dice: no, non ce l'ho in negozio. Quindi in questo senso Sephora fornisce, io so che fornisce proprio dei kit per truccarsi. Non so se ci sono ragazze che lavorano da Sephora che mi seguono, che stanno ascoltando, però so che così me l'aveva detto questa mia collega. Quindi mi sembrerebbe anche quanto assurdo che si portano, cioè, che si portano a casa pure i... A proposito di Sephora, a me è successa una cosa un sacco di tempo fa, quando stavo a Palermo, uno dei primi periodi, uno dei primi acquisti proprio speso, in quell'occasione spesi tipo 120 euro, 130 euro da Sephora, una cifra assurda, avevo comprato un bel po' di cose. Quella commessa arpia, stronza, che c'era in quel periodo, non mi ha dato niente. Ora, siccome non sono il tipo che è elemosina, non mi interessava, insomma. Non ho detto nulla. La volta successiva sono passata solo per comprare un solvente, 3,90 euro di solvente, e becco una ragazza molto simpatica. Ho visto che era molto più gentile, insomma, avevo visto anche che aveva dato dei campioncini. A quel punto ho detto: guarda, non mi piace l'emozione dei campioncini, però, sai, l'altra volta con la tua collega mi è successo questo, questo e questo. Cioè, non è per il campioncino in sé, però è proprio una questione di... Cioè, non è corretto darlo a chi magari c'è prima di me, come mi è successo dalla Gardenia per esempio. E mi potevi rendere anche un po' male. Questa ragazza è andata nel retro del negozio e mi ha portato una pochette di prodotti Collistar. Cioè, voglio dire. Però queste cose sono un po' bruttine. Allora, io inviterei a fare una cosa. Ogni volta che vi capita un episodio del genere, tipo quello che è successo a me alla Gardenia, che spendo 40 euro e non mi danno niente, la cliente prima di me, con me davanti, la vedo riempire di campioncini,
queste occasioni, secondo me, dovremmo abituarci a scrivere alle case cosmetiche e lamentarci con le case cosmetiche. Questo già potrebbe essere un piccolo passo, perché cosa può succedere? Che poi la casa cosmetica, magari per scusarsi, come è successo a molte ragazze con alcune case cosmetiche, vi dice: andate in negozio, vi faremo trovare un regalino, una convenzione. Vi assicuro che le commesse vi odieranno sicuramente, però ci penseranno 4.000 volte prima di rifarlo, perché ricevono dei cazziatoni, cioè li cazziano, c'è poco da fare. Ovviamente il punto vendita, soprattutto le catene, ricevono rimproveri da parte della casa madre e possono incorrere, cioè è anche un rischio, perché magari se si fa poi il nome di una commessa in particolare, se si risale alla commessa, non so se può passare dei guai o meno, e a me questa cosa un po' mi frena, perché ovviamente è difficile avere un lavoro al giorno d'oggi, però dovrebbero anche saperselo tenere, quindi. Comunque, quello che possiamo fare è sicuramente appunto quello di scrivere alle case cosmetiche per fare in modo che queste cose succedono il meno possibile, perché tanto ragazzi, ci sono sempre le furbacchione, quelle che pensano di arricchirsi coi campioncini e non di sapersi tenere un posto di lavoro. E insomma, per quanto riguarda le mini taglie, ecco, questa sarebbe una cosa molto gradita. Tra l'altro è una cosa, cioè, trovo assurdo trovarsi costretti a comprare i contenitori vuoti per travasare i prodotti, perché dove si trovano veramente pochissime, pochissime taglie da viaggio. Cosa che appunto, come ha detto Annalisa, per esempio in America si trovano normalmente, ma anche in Inghilterra so che ci sono molte, molte mini taglie. Insomma, quindi per le altre cose sono d'accordo con Annalisa, insomma, vi rimando al suo video, poi le pubblicherò questo come video risposta al suo. Anche la questione dei prodotti inviati dalle aziende, per esempio, nell'altro video, non so se lo vedete prima o dopo di questo, faccio vedere un pacco che mi ha mandato un'azienda. Effettivamente sarebbe utile, fatto, cioè, potrebbero mandare tranquillamente qualche prodotto doppione, così da farlo provare anche ad altre persone. Anche se la guardo dal punto di vista, così vi dimostro che non sto dicendo queste cose perché io non vedo i prodotti. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché comunque trovo allucinante doversi giustificare, nel senso che molte cose sono palesi, ragazze. Purtroppo, se ci sono persone che non capiscono, non si rendono conto di quando hanno a che fare con una televendita e quanto no e quando no, non so che cosa dirvi, cioè, non lo so, questo discorso è diventato talmente reiterato, talmente pesante, che proprio sono anche stufa di leggere certe volte commenti e sentire, cioè, vi dico la verità, a volte anche quando qualcuno mi scrive, cioè io l'apprezzo per carità, però quando qualcuno mi scrive si vede che sei sincera, ti apprezzo perché sei onesta, eccetera, mi fa piacere, però cavolo, cioè, dovrebbe essere una cosa scontata questa, cioè, non lo è, però dovrebbe essere veramente una cosa scontata. Purtroppo non lo è, comunque. Non so che altro aggiungere. Diciamo che la questione commesse mi tocca particolarmente perché, essendo io, lo ripeto perché magari qualcuno non lo sa, io lavoro in un reparto di profumeria all'interno di un ipermercato. Non è una vera e propria profumeria di catene, di lusso e cose del genere, però comunque insomma, è pur sempre una profumeria, quindi ho a che fare con le clienti sicuramente, insomma. E quindi la cosa appunto mi tocca. Non ho altro da aggiungere, anche perché non voglio farlo durare tantissimo. Impariamo a farci rispettare sia da commessa a cliente che da cliente a commessa. Tra l'altro, boh, vabbè, niente, chiudiamola qua. Sto morendo, ho fatto sto video dalla stanza da letto, così avete visto quasi tutta la mia casa praticamente. Manca solo lo sgabuzzino e poi siamo al completo. Peccato che non posso girare i video in balcone perché sarebbe anche molto più interessante. Ma c'è un bordello per strada e ho i vicini tipo di fronte. Basta, saluto Annalisa, le mando un bacione, mando un bacione anche a voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!